La Notte delle Paure, ovvero Teatro Itinerante dei Boschi. Quest'anno festeggiamo 25 anni di questa esperienza, un'avventura bellissima dove emozioni, sentimenti, conoscenze dei posti sono stati fondamentali per questa nostra esperienza. Abbiamo voluto rivestirla di una veste nuova, questo teatro di quest'anno. Abbiamo richiamato il pioniere dell'avventura, cioè il regista Claudio Di Scanno, che ha cominciato insieme a noi quasi per gioco e anche con l'incoscienza proprio dei principianti, e mai avremmo potuto pensare di arrivare a 25 anni di questa esperienza. Lavoriamo su una bellissima fiaba, Hansel e Gretel, i fratelli Grimm, densa di contenuti, soprattutto per quanto riguarda la condizione dei bambini, e lavoreremo sui temi del contemporaneo che dalla fiaba emergono per addentrarci nel mondo delle paure di tutti noi al cospetto del futuro e di questo tempo che stiamo attraversando. Quindi dalla fiaba ha una forte contemporaneità. Quest'anno per la prima volta, il sabato e la domenica, quindi il 29 e il 30 luglio, ci saranno dei laboratori, delle attività per bambini e legati al mondo delle fate, legati al mondo dei fiori, proprio in onore della nostra montagna dei fiori, del nostro parco, che finirà con uno spettacolo molto carino dove il CAI sarà presente e si metterà un po' in gioco anche lui.